Speriamo sia una cosa veloce. 2 hours later. Salve. Salve. Solo un attimo che sto finendo una pratica. Oh, Ronaldo ha un nuovo look di capelli. Mi dica. Sono qui perché vorrei cercare un lavoro. Cosa vuole fare lei? Vorrei trovare un impiego. Vuole trovare un impiego, dice. Qui? Sì, qui, perché? 5 hours later. Lei cosa sa fare? Beh, ho studiato ragioneria, ma vorrei qualcosa in ambito informatico. Mi piace smanettare al PC. La prego, non voglio avere i dettagli delle sue pratiche sui siti, come dire, particolari. Ma no, cosa ha capito? Mi piace tutto ciò che riguarda il computer, il gaming e le nuove tecnologie. Ah, ha esperienza? No, non proprio. Beh, allora vuole un lavoro in cui le insegnano tutto da zero. Ecco qui, ne ho trovato uno. Oh, bene. Cercasi persona che ama tutto ciò che riguarda il computer, il gaming e le nuove tecnologie e che si è recata in un ufficio per trovare il lavoro. Ma parla di me, perfetto! Ah, e deve saper parlare inglese, tedesco e ungherese. Al contrario. Ma... no, allora... Aspetti un altro. Cercasi appassionato di informatica e linguaggi di programmazione. Sì. Che non abbia mai lavorato nel settore. Sì. E con almeno anni 3 di esperienza sempre nel settore. Ma... vabbè, ho capito, faccio da solo. Bravo. A few moments later. Cioè, uno vuole solo imparare, lavorare e seguire le proprie passioni. Ci sarà un modo di trovare un'occupazione o no? Beh, inizia a seguire un corso di formazione online. No? Ma lei cosa ci fa qui? Ma da dove è entrato? Dove vuole che sia entrato? Dalla porta, come i comuni cristiani. Ma... ti piace il mondo informatico, sviluppo software, programmazione o gaming? C'è Aulab. Fa corsi formativi belli ed efficaci per diventare sviluppatore web. E può formarti sulla tua passione per trovare poi un lavoro in futuro. Ma non me lo poteva dire prima? Ciccio, stavo lavorando, abbi un po' di rispetto. Mi dica di più. Beh, Aulab è un corso online, con lezioni teoriche al mattino ed esercitazioni pratiche al pom. Mica pizze e fichi, eh? Wow! E così impari a programmare, collabori in modo virtuale con studenti e docenti. Ti insegnano sviluppo web, linguaggio HTML, CSS, PHP, JavaScript e tanta altra bella roba. Cosa vuoi di più? Uno schiaffo? Sì, ma... posso trovare poi un lavoro come sviluppatore web? Certo, Ciccio, altrimenti che servirebbe a fare? Devi sapere che secondo degli studi abbastanza studiati dell'Osservatorio delle Competenze Digitali, sono oltre 100.000 gli sviluppatori web richiesti. Sai cosa vuol dire? Che qualcuno sa fare degli studi approfonditi? No, che di lavoro ce n'è di certo, Ciccio. Aulab offre un servizio di placement con un tasso di collocamento del 95%. Il 70% avviene entro 60 giorni dalla conclusione del corso. Bene. Già. Sì, ma Ciccio, ma ti devi dare una mossa. Vai, informati, iscriviti. Non è che il lavoro ti bussa alla porta e ti dice: ehi, ciao, sono qui, sono in lavoro, quando vuoi andiamo a prenderci una birra.